dopo Re e Mussolini, con i governi dei piani piduisti, è arrivato il coronavirus. I magistrati indagano per pandemia colposa, per un'altra strage peggio di Piazza Montana. Da gennaio a oggi, altri morti con corona, per la resistente prevenzione del virus. Perché a gennaio non c'è stato subito la quarantena, non ci siamo infettati, come ha detto Murioni. Il virus è arrivato dopo il voto in Parlamento del piano della P2. Per questo motivo ci siamo infettati. Così abbiamo pagato il nuovo colpo di Stato. Ma con il referendum c'è l'Italia dei diritti. Subito la quarantena, già gennaio dovevano fare, al posto di votare il piano della P2. Anche le zone rosse dovevano subito programmare. Invece con piano di Lucio Gelli è arrivato il coronavirus. Un'altra Piazza Fontana, col MES, fondo salva stati. Votiamo no anche l'Europa dell'Eurobina, che ci deruba i nostri soldi, i nostri diritti, con i morti e gli infettati del coronavirus. Votiamo no al furto delle banche dell'Eurobina. Col piano della P2 vogliono fare la dittatura. Con i governi colpisti dei virus possiamo ancora aggrappare. Il coronavirus poteva essere prevenuto ed evitato. E dopo Re e Mussolini ora ci governano con i piani di Giuseppe. In Valseriana non hanno fatto subito la zona rossa. Tutti gli infettati entravano senza subito la quarantena. Per la diffusione del virus mai nessuno verrà condannato. Con i piani della P2 c'è il nuovo fascismo. Dopo le stragi di Stato è arrivato il coronavirus. Votiamo la dittatura del regime del coronavirus. Senza blocco degli infetti il virus è potuto arrivare. Con le partite a Milano e addirittura con le trasferte in Spagna. Nessuno verrà mai processato per non aver fermato il virus. Dai falsi magistrati non facciamoci più truffare. Al referendum tutti no, dobbiamo votare. Al regime autoritario che ha fatto arrivare il coronavirus. Non a colpo di Stato del piano piduista. Non a piano della P2, nei governi del coronavirus. Ancora no a questo golpe, facciamo il nuovo 25 aprile. Non devono diminuire i parlamentari votati dai cittadini per non essere ancora infettati. No alla dittatura come Orban in Ungheria. No ai suoi amici in Italia, no al nuovo fascismo. Hanno votato il piano di Gelli e ci siamo tutti infettati. Votiamo no per non essere più contagiati. No ai piani piduisti che non ci devono più governare. No al fascismo delle banche di Stato dell'Europa. Tutti insieme ci dobbiamo ribellare. No al referendum, dobbiamo votare. E dopo Re e Mussolini, no al referendum, dobbiamo votare. Non più altri morti con un altro coronavirus. Solo con no ci possiamo salvare. Votiamo no per avere un'altra via. Il diritto alla salute senza virus e con la democrazia. Difendiamo i nostri diritti, basta essere infettati. Votiamo no al golpe, no al totalitarismo. Non ci devono più governare con i piani piduisti di Gelli. Per il colpo non va a fare. Votiamo no per lo Stato di diritto. Con i piani piduisti c'è il nuovo fascismo. Votiamo no al regime, no alla dittatura. No a nuove stragi con le prossime infezioni. Votiamo no al regime del coronavirus.